Anche dell'aperitivo? Il ricciolone bello? Mattia si è appena connesso. Chi è? Non ho capito, dottoressa. Matthew! Matthew! Ragazzi, Matthew, non viene metterò segnato lo perché il zoom ancora di cognome. più, così. Ho ragione quindi che non si vede No, 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 bene. lo dico io per riconoscerlo, ma non ho detto chi è. Ah, ecco, vedi tu, se già non si riconosce vuol dire che il zoom è troppo lontano. Ecco, come al solito. Allora, Matthew è qui da me perché quello che vogliamo fare non è tanto andare a trattare con gli ialuronico o meno. Sapete che io sono un amante quando devo dare tono o comunque sia, come se fosse una vitamina. Amo fare lo scultra. E quindi qui oggi con Matthew. How are you, I'm Matthew? good, and you? Fine. Hi. Ci ha fatto questo piacere di darci il suo viso e guardate che questo è un caso unico veramente nella storia, perché di solito gli attori un po' lasciano perdere, ma gli americani sono così. Non come certi italiani che non hanno voglia di essere ripresi, loro pretendono quasi di essere visibili, perché chi lo sa? Ciao Giovanna, Sara scrive, dottoressa, lei è internazionale, anche Ecco, dall'America. infatti, bravo. E quello che volevo dire è che tra l'altro meno male, non capisci. Do you understand Italian? Ah, giusto. Dai, Pensate, un pochino lo capisce. Allora devo stare attenta a non parlare troppo. simple things, you know. Ok. Le cose semplici, insomma, capisce. Va bene. Allora, ragazzi, io parto perché comunque sia lo scultore a livello internazionale e Matthew è qui con noi per farlo. Mi ha detto di sì. Io ripeto, ci sono personaggi che sono passati da questo studio illustri che mi hanno sempre detto non vogliamo la diretta, invece noi andremo a vedere cosa succede. Siccome Matthew ha un bel viso, non c'è niente da dire, ha due occhi grandi così blu, ma abbiamo proprio un filo di, diciamo, di tono che è un po' da migliorare, perché comunque per dove abita, essendo sempre al sole, lui fa una vita di spiaggia, diciamo la verità, perché alla fine girano sempre lì questi film, e quindi praticamente diciamo che ha la pelle che ha bisogno di essere idratata, ma idratata, siccome non è che ci vediamo tanto, ma ci vediamo una volta all'anno, preferiamo andare a idratarlo con Scultra. In questo caso facciamo addirittura una mezza fiala, ma proprio per dare la tensione. Dove vado? Vado in punti tipo, vedete il buco? Alice scrive, lui dottoressa lo fa una volta all'anno da lei? Sì. Lui lo fa una volta all'anno da me. Perché alla fine gli serve come se fosse un super idratante, Ciao capito? Massimiliano! E in più gli dono in questo modo anche un po' di elasticità, perché la pelle, se stai sempre al sole, chiaramente diventa più sottile, perché il sole si va a mangiare quello che è il collagene. Do you understand when I say Ivan this thing? scrive, secondo me fa parte di un telefilm americano. Non mi Bravo. viene il nome. Esatto. Matthew, ti ho detto, Matthew. Il cognome Ivan, non non lo posso dirò, il dirlo. cognome non lo dico, ma è una fortuna, solo che, aspetta, scusatemi, è che io intanto sono lì che vado a prendere la boccetta, mi Martina, servono. dottoressa, io spero ancora di capire chi era quella a cui ho fatto lo scultra con i capelli neri. Ragazzi, ma qui se dicessi tutti i nomi, allora lui, ripeto, non ha voluto mettere, io gli ho detto se vuoi mettiamo anche l'occhiale, così non ti riconoscono, mi ha detto che non è un problema. A differenza della signora con gli occhiali scuri, però non posso mica costringere le persone a dire. Poi un filo d'anonimato è anche giusto. Vedete cosa sto facendo praticamente? Facendo in questo modo sto. Susanna, dottoressa, sono tutti simpatici i suoi pazienti, tra Bravo. parentesi, eccetto quella della penna. Ah, la Silvia! Silvia. Sono d'accordo. No, è Ragazzi, è simpatica. Allora. simpaticissima Silvia, semplicemente è molto esigente, dai, Sì, è ormai molto l'abbiamo esigente. capito. Giusto per capirci, che cosa stiamo facendo su Sì? Matthew? Vedete che qui c'è questa sorta di buchetto e Sì? qui c'era anche praticamente un po' di cedimento. Io Sì? quello che gli vado a fare è, di lavorandolo solo nell'esterno, gli fa sì che il viso vada ad avere più tono, perché creando questo nuovo collagene nella parte laterale mi fa più effetto tonico, ok? Quindi sto solo procedendo a fare una Ciao idratazione, diciamo. Alessandro. Sai che di là ho sentito suonare un drin drin? Già Abbiamo fatto. già il collega. Brava, no, troppo preparata sta ragazza. La voce oggi mi sta veramente travolgendo. Ciao Eleonora. Oh, un'altra Eleonora. Allora, ogni tanto sparisco perché vado a prendere il Eccola. nostro solito scooter. Vi ricordate che scooter è costituito da delle piccole microsfere, le quali sono unite all'acqua,
chiaramente bidistillata, e in questo modo io poi vado a iniettare nel volto e quindi a dare questo effetto di tensione, ok? O di ricostruzione proprio della pelle. Dottoressa, Pia scrive se Matthew è stato anestetizzato. No, neanche Matthew non è anestetizzato. Credo che Pia sia una nostra nuova amica barra follower, perché è la prima volta che la vedo in linea. Lo Sculptra non prevede un tipo anestesia c'è con dentro, crema. C'è dentro un filo di anestetico. Si è appena connesso il suo collega Ivan Arruda, che la sta seguendo in diretta. Aspetta che vado qui anche a stimolare sta zona. Bravo Matthew, thank you so much, you are very nice. I exasperated a little bit with the Sculptra here, because I would like to give you more more tightening here than the other place. Questo viso è praticamente un po' più consumato da questa parte, probabilmente il suo lato che espone di più al sole, non so, forse guida o forse cosa succederà nei film che fa, non abbiamo capito. Però adesso, giusto per far capire, guardate, qui abbiamo un ragazzo. Luisa, ma per caso fa film western? Luisa, questo non momento, posso dire. Non è il momento. Aspetta, facciati un attimo solo che vado, visto un piccolo rovino che vado a prendere. Oh, bravo, bravissimo. Allora, praticamente, vedete cosa succede? Questa era la parte un pochino, diciamo, più segnata. Si è spostata questa nasogeniena qua, in qua, non è, è un uomo, quindi non puoi mettergli l'olialuronico. Quello che devo fare è fare questo effetto di tensione del volto e basta. I need to give you only more tightening. I don't need to do something on you because you are a very nice, beautiful man. Thank you. No, no, guardate, è veramente speciale. Ha un viso particolare, molto bello perché ciao, è regolare. Cristina! E io quello che sto cercando di fare è, tra l'altro, di dargli ancora più forza alla mandibola. Perché alla fine la mandibola, diciamo, è quella che oggi come oggi c'è un po' di anestetico. Vi faccio vedere la dottoressa, eccola qua. Only for this probably you feel, oh, yeah, I can feel anything. Yeah, but I'm so sorry, no problem. Thank you so much. But just for 30 minutes it's working. That's fine. Okay. No worries. Yes. Allora, adesso vado forse più facilmente, visto che l'Eleonora si ostina a non voler avvicinare la telecamera, a mettermi qui da questa parte. Ho il mio Sculptra, lo vedete qua dentro, e vado a fargli queste micro punturine. Esatto, come state vedendo. Lui è bravissimo, eh? Non emette un verbo. E come vedete io vado sempre molto veloce. Dove sono andata? Sono andata qui, alla base della mandibola, per fare questo effetto. Vedete la tensione, la bellezza di dare questa. Ciao Antonio! Questa è la cosa che mi piace di più di tutte. Vedete che qui c'è un po' la pelle che ha bisogno di essere nutrita, perché appunto il sole è un po' cattivo. Allora, io vado lungo tutta la parete. Dottoressa, per... Franco scrive, sì. Anzi chiede a lei, come sì. Mai lui fa solo mezzo Sculptra? Perché dico la verità, abbiamo fatto un po' di altri trattamenti e siccome non vuole esagerare, allora gli ho detto va bene, ok, facciamo anche solo mezzo, magari lo ripetiamo, perché forse sarà qui, dato che fa fatica a spostarsi, che con la storia del Covid ormai prendere l'aereo è molto difficile. Ho detto va bene, sono d'accordo, facciamo mezzo adesso e magari mezzo fra un mese, okay. Quindi andremo a ripeterlo fra un mese, ecco perché. Posso chiedere alla mia voce se mi dà un pezzo di cotone? Certo. Vedete come sta prendendo forma bella? Ora bisogna che vada un attimo qua. Guarda qui come anche si è disteso senza però avere il viso del finto. Un'altra zona dove devo andare è questo piccolo angolino. Appena appena, opla, tac, si vede subito il grado di tensione, avete visto? Ora vado, vedete qui dove la pelle ha bisogno di essere nutrita e qui non c'è niente da fare, perché in questo modo Sculptra, quando diventa una mezza fiala, è anche, diciamo, un ricostituente per la pelle, cioè va proprio a fare, ripeto, come se fosse una vitamina rinforzata, in poche parole, solo che la sua bellezza è che va a ricostruirla la pelle, ok? Lascia segni nei giorni successivi, chiede Antonio? No, può succedere che venga un lividino,
Però l'avete visto, non è che sia particolarmente aggressivo, è un liquido con polvere. Adesso la cosa importante di Sculptra, come lo dicono i glutei, così lo dicono i volti, è che praticamente devi poi massaggiarlo tantissimo, ok? Quindi vuol dire che ora mi metterò qui e massaggerò, vi farò vedere quanto è importante il massaggio, ok? Mi ne manca ancora un goccio di qua perché non ho dimenticato. Matthew, I don't forget about you in this corner. Spot, yeah. Yeah, exactly. One, just, one. Just a little bit. Yeah, no, ma che fortuna abbiamo avuto oggi. Allora, adesso arrivo con l'ultimo goccino che appunto gli vado a mettere in questo angolo. Non c'è più il cotone, la mia assistente, non c'è. Passami il mio cotone, grazie. Basta così, Eleonora, non occorre altro. Ecco, vado a mettere anche in questo angolino. Guardate questo angolino come è pulito e guardate questo invece che tende proprio ad avere la Maria pelle. Scrive, complimenti per la pelle del paziente. È vero che bella? E guardate che noi, ripeto, è una questione solo di uno Sculptra all'anno. Ciao Vanessa! Sì, stiamo facendo Sculptra. Medusa, sei arrivato! Stavo per dire, ma Medusa... Ciao! Allora, Medusa, te non hai seguito la prima parte. Stiamo facendo lo Sculptra al viso di Matthew, che è un attore americano. Se lo riconosci ben per te, diciamo solo il nome. Eccoci. Allora, io adesso, perché sto facendo questo massaggio? Stiamo facendo Sculptra, allora Medusa, ricorda? Sculptra, stiamo adattando Sculptra al volto, in maniera tale da fargli avere un effetto solo più tonico, più fresco come pelle. Niente di più, I'm sorry. Ora, siccome ho fatto un po' di iniezione qui negli angoli, sì, sto massaggiando anche dall'interno, perché chiaramente, se no, lo Sculptra si andrebbe a depositare. E poi, come vi dicevo, molto importante è sempre questo discorso del massaggio. Vedete com'è fresco? Eh? Cioè, secondo me un uomo, a parte tutto, deve curarsi e se poi si espone molto al sole, la pelle poi può diventare sempre più sottile e quindi subire dei danni. Cioè, nel senso che la ruga alla fine rappresenta un danno alla pelle, questo è quello che tengo a dire. Quindi dare dell'idratazione vuol dire proprio aiutare la pelle ad essere più spessita e quindi a far sì che anche le infezioni negli anni non arrivino, capito? Maria, quante volte al giorno il massaggio nei giorni successivi? Ma a me basta, diciamo, anche un paio di volte, vorrei, almeno nei giorni successivi per una settimana. E poi adesso vado a mettere un po' di questa crema, sì, che dentro un po' di ossido di zinco bianco. Sorry, after I wash you, clean you. But now, just I would like to use this because I'm going to do a disinfection. Perché almeno vado con questa crema, che è bianca, a base di ossido di zinco, vado quindi a disinfettare proprio anche il fatto di aver fatto le punturine, il fatto... Vedete come vado profonda anche nel massaggio? Lucia scrive, sempre in questo modo, cioè a fare il massaggio? Il massaggio, ricordate, che va sempre fatto dal basso verso l'alto e verso l'esterno. Ok? Esattamente l'opposto che il gluteo, perché qui dobbiamo avere solo un discorso di tensione e di tensione della pelle in modo tale che aiuti a rigenerare se c'è quel buchino, aiuti a dare tono un po' al viso. Io in realtà sono partita che dovevo fare solo questo buchetto, ma ne ho approfittato per dare un po' di freschezza a tutto il volto. Ora vado di qua. Vedete come è impegnativo massaggiare e devi farlo veramente con un bel effetto strong. Perché? Perché io ripeto, cosa fa lo Sculptra? Lo Sculptra entra all'interno del volto, sono microsfere che entrano in queste zone, intorno alle quali si andrà a formare il collagene, ok? Ora, vedete come prende forma il volto, come diventa subito anche teso, cioè si vede proprio la pelle che mano a mano rigenera. Nell'arco di un mese questa pelle sarà ispessita. Ma è solo pelle spessita, non abbiamo aumentato il volume, non so se ci siamo capiti. Qui noi non dobbiamo aumentare il volume. Sara, dottoressa, lei è la numero uno, complimenti per le spiegazioni. Grazie, ma più che altro spero di far capire il concetto. La mezza fiala è più un'idratazione, diciamo, è un modo diverso invece di fare una vitamina, solita vitamina idratante. Qui è una vitamina però che sostiene il tessuto.
Quindi diciamo che non è una vitamina perché è acido polilattico, ma che quindi ha una funzione maggiore nel sostenere quello che è la sua pelle. Ok? Ciao Eli! Alla fine abbiamo solo idratato il viso, quindi non è niente di che, non è un trattamento, come si fa a descriverlo? È semplicemente un dare da, è come se dessi da mangiare alla sua pelle, capito? Cioè, anche perché io non so quanto Matthew beva di acqua al giorno. Do you drink a lot of water? Liter, maybe a little bit more. Liter? I drink 1 One? liter sometimes, couple of liter, 2 liters, yeah. Not a lot. Depends. Dottoressa Well. Medusa è partito con le domande. Le chiede, lo scultra viso dopo i 40 anni va bene? Oh, ma certo, dopo i 40 anni è top. Ora lui è un ragazzino, ma he's young. But anyway, it depends. Se tu sei sotto al sole tutto il giorno, puoi essere anche, puoi iniziarlo a fare anche prima. Perché ripeto, puoi fare solo mezza fiala e già con mezza fiala vai a idratare la pelle, capito, Medusa? Quindi in realtà è un prodotto che può essere riempitivo se lo usi completamente come fiala. Invece se lo vai a usare solo come mezza fiala e lungo i bordi come ho fatto io, vai a dare all'effetto pelle una grande tensione, oltre che un bel colore. E in più, non so, dove ci sono qualche capillare magari che si vedono, quelli che hanno un po' di capillari invisibili, cioè che si vedono proprio, sono un po' visibili. Ecco, lo Sculptra essendo bianco, perché come Ciao, ripeto, Mazzal! vedete? Il punto è questo, che questa polvere bianca va a immettersi dentro al tessuto. Quindi insieme al tessuto forma una trama. E questa trama mi permette quindi anche di andare a coprire i capillari, magari la vena che un po' si vedrebbe, e aiuta la tensione alla rughetta. Scusate, ma Francesca scrive, you are dottoressa, lei è very young troppo beautiful. brava. No, grazie, non esageriamo. Però devo dire che metti un bel viso e scusatemi, questo è stato un lavoro che mi è piaciuto tantissimo perché è logica che il paziente Anche dei bello. begli occhi, scrive Cristina. Sì, è vero, no, bello, è un bel ragazzo. È un bel ragazzo, oggi tornerà, no, non torna, perché adesso c'ha paura pure a tornare negli Stati Uniti, perché lì dice che c'è un caos pazzesco. Quindi sarà qua. Non si muoverà, non vi posso dire dov'è perché andrà in villeggiatura, vi posso solo dire che è al nord Italia, per chi volesse vederlo. Comunque io vi saluto perché Matthew credo che sia al limite, sta cominciando a muovere la testa e a farmi quindi. Comunque in tutte le lingue si capisce che vuole chiudere, quindi Ciao Fausta, allora Fausta, adesso ciao, vi bacio a chiudo tutti. piano via. Meglio ancora perché ci serve proprio per far capire che è adatto a tutti. Anzi, l'uomini, secondo il mio parere, è l'unico prodotto che si può utilizzare sul viso di un uomo.